Prima o poi doveva succedere. Del resto, stiamo parlando di GTA. GTA. Ci fanno credere che il vero motivo per cui giocare a questo gioco è di portare a termine la missione principale, quando sappiamo tutti benissimo che non è così. Il vero divertimento di questo gioco sta nel cazzeggio totale. Tu hai un'intera città a disposizione dove puoi fare praticamente quello che vuoi, ed è così di generazione in generazione, gioco dopo gioco, anno dopo anno. E le vere vittime di questo scenario non sono certo i nostri nemici delle missioni principali. Le vere vittime sono i poveri pedoni, gente comune, innocente e senza nessuna colpa, ma subiscono angherie, furti, violenze di ogni tipo da parte dei nostri personaggi. È sempre così, cambia il protagonista, ma la storia è sempre la stessa. Violenza assurda, gratuita e senza limiti, che va avanti da tanto, tanto, troppo tempo. Gente innocente che non fa altro che fare il proprio lavoro, che viene letteralmente distrutta, a cui non resta altro che la fuga. Era ovvio che prima o poi si sarebbero stancati. I peccati del padre. Ma che bellissima giornata oggi! Sono io, Franklin! E se anche non si direbbe dal mio viso, vi assicuro che sono molto felice! Oh, ma guardate che bella giornata di sole! Ah, eh sì, adoro vivere qui, nella mia lussuosissima residenza estiva. Facciamoci bagnetto! Non c'è niente di meglio che un bel bagno rinfrescante per iniziare al meglio la mattina. Ok, però per adesso basta ciondolare, è il momento di tornare al lavoro. No, un ultimo bagnetto! Mi sono tuffato malissimo! Che vista stupenda! Adoro questa città e tutte le persone che ci abitano. Comunque adesso basta veramente scherzare, è il momento di andare davvero al lavoro. Andiamo a cambiarci. Oggi è una riunione importante al lavoro, voglio scegliere il mio miglior vestito. Sono contento di aver trovato un lavoro onesto. Sono così riuscito a dimostrare a tutti, soprattutto ai miei padri, gli ex protagonisti delle versioni precedenti di questo gioco, che è possibile fare i soldi anche senza usare violenza. Infatti io sono a capo di una grandissima azienda e lavoro onestamente. E mi piace tanto questo cappellino, stona col vestito, ma farò l'originale come al solito. Bene, direi che è tutto pronto, posso andare. Questo quadro fa schifo. Mi domando come mai l'ho comprato. Devo ricordarmi di buttarlo nel cesso. E... buongiorno, Los Santos! Ehi, ma che diavolo? Oh mio Dio, ma che... ma che c***o succede? Ma la gente è impazzita! Oh, mi fa male tutto, mi hanno sparato, ma che c***o! Ma perché io non gli ho fatto niente? Ho bisogno di riprendermi, guardo un po' di TV. Ok, ecco, stiamo attenti a non spaccare il divano di sangue e... oh, ci sono i cartoni, che bello! Sono i miei preferiti, no, questo programma non mi piace. Sì, i cartoni mi piacciono! Però c'è qualcosa che non va, mi sento come osservato. Oh mio Dio, ma sono entrati, aiuto! No, perché? Devo scappare, devo andarmene da casa mia. Oh mio Dio, ma quanti sogni! Beh, c'è da dire però che in questa città la sanità funziona benissimo. Tempo 3 secondi e sarò fuori dall'ospedale in perfetta forma. Eccomi qua.
Cosa? No, non ci credo, mi aspettavano fuori dall'ospedale. No, vado! Devo correre velocissimo. Ma perché sta succedendo questo? Perché proprio a me? Oh mio Dio, quanta violenza! Credo di aver capito come mai sta succedendo tutto questo. La gente, la brava gente di questa città, si è stancata. Del resto come biasimarli? È da generazioni che sono vittime di soprusi. Adesso si sono organizzati e cercano vendetta. Ma perché se la prendono proprio con me? Io sono l'unico che li ha sempre trattati bene, ho sempre rispettato tutti. Non me lo merito questo, non me lo merito. Signorina, la prego, non mi spari. Mi serve un'auto, mi serve un'auto. Gente, per favore aiutatemi. Ehi, lei si ferma. Ok, adesso basta. Mi avete stufato, ve la siete cercata. Morite! Morite, bastardi! Morite! Perché mi state costringendo a fare questo? Io non voglio, io voglio solo tornare alla mia vita. Vi prego, lasciatemi in pace. Io non voglio far del male a nessuno. No! Devo prendere un'auto, devo salvarmi. Ok, ok. Sono convinto che se riesco a scappare, poi troverò una soluzione. Troveremo tutti una soluzione. E tutto questo incubo finirà. È solo una situazione momentanea. È solo una situazione momentanea. Dunque, questa è la giustizia? È così che va il mondo? Io mi sono sempre comportato correttamente. Ho sempre rispettato tutti. Non ho mai fatto del male a nessuno. Perché devo essere proprio io a pagare? È questo che succede ad essere buoni? Non è mio solito pregare. Non l'ho mai fatto. E proprio per questo non pretendo di essere ascoltato. Ma credo sia l'unica cosa che mi rimane da fare. Vi prego, se c'è qualcuno in ascolto, aiuto. Ho bisogno d'aiuto. Aiuto. Momento, 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 momento. Perché c'è lui? Perché proprio lui? Andiamo ragazzi, chi l'ha scritto sto video? Stiamo partendo adesso su YouTube e già mi sembra troppo violento questo video. Ci piazziamo veramente lui? Non mi sembra un'ottima idea. Io in questa scena immaginavo più tipo Superman, qualcosa del genere. Cos? Ah, ok. Non abbiamo il budget per Superman. Ok. Beh, sicuramente però questa mi sembra una pessima idea. Chi abbiamo come ricambio? Voglio qualche modello. Su, forza! Non è Superman. È un po' grasso. Ha un mantello rosa. Chi è questo? Vabbè, non importa. Del resto se non abbiamo di meglio, pazienza, dobbiamo pure finire il video. Ok. Azione!